Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, stasera video di prodotti smaltiti. Questi prodotti sono di dicembre dell'anno scorso, quindi 2014, e di gennaio del 2015. Ho saltato di registrare, come avevo già detto, il video dei prodotti smaltiti di dicembre perché avevo quattro prodotti in croce. Vabbè, aspettiamo a gennaio, magari si riempie un pochino di più la bustina e praticamente sta strabordando. Allora, giù nell'info box trovate la descrizione completa, quindi il nome completo dei prodotti che stasera vi mostro. Oddio, sta cadendo tutto. E dei prodotti del quale c'è già la recensione, articoliamo bene le parole, trovate la nuvoletta che vi rimanda il video della recensione al minuto esatto, così se vi interessa sentire una recensione un pochino più approfondita, basta cliccare, questo video si interrompe e prosegue l'altro. Poi potete tornare se vi va. Dei prodotti di cui non c'è la recensione, sono prodotti che ho comprato, comunque mamma mi ha comprato, quel che sia, che ho utilizzato solo io, che non vi ho mostrato all'acquisto, perché sono prodotti, diciamo, di smaltimento quotidiano, che non vi ho mostrato all'acquisto, quindi che non vi ho fatto la recensione, e visto che li ho usati solo io in casa, ho deciso di mostrarvi ora nei prodotti finiti perché li ho smaltiti da sola, non sono stata aiutata da mamma, papà, tipo che compiti a casa, non mi hanno aiutato e quindi ve le voglio mostrare. Sempre per la politica, che bello YouTube che ti fa vedere gli acquisti nuovi, le cose carine e tante vanity piene di belle cosine, però essere eccessive in alcune cose non è mai bene. Meglio ponderare. Non so, ho voglia di un fondotinta. Ce l'ho già? Sì, no. Ho voglia di un mascara. Quanti ne tengo aperti? 10.000? Non lo comprare. E così dicendo. Comunque, iniziamo, sennò questo video dura un'eternità. Prima cosa che sbuca sono questi. Sono i patch della Doc Farm. Sono i patch herpes. All'interno ce n'erano 4. Sinceramente non mi sono piaciuti un granché perché dopo poco il potere adesivo del patch viene a mancare e poi dentro ce ne sono solo 4, solo 4 e non è, come si dice? Anche se costano solo 1 euro non è economicamente vantaggioso. Yes! Poi questa, una cipriona libera della Kiotis, erano, quanti grammi eravate? 25 grammi, mi è durato un'eternità. Questo prodotto costa, perché costa un bel po', se non erro intorno alle 15-18 euro. È la solita classica cipria trasparente in polvere libera con il suo puff. Io ancora, sento ancora l'odore che era buonissimo. Io l'ho adorata, l'ho usata sia ovviamente per fissare il make-up, quindi il fondotinta e tutti i correttori, ma sia con un kabuki grande, un bel kabuki, anche bagnato per dare un po' di coprenza, giusto per opacizzarmi il viso, ed era perfetta. Poi è durata tantissimo, il costo ci sta effettivamente, però dura tanto, non mi ricordo, forse mi sarà durata 3 anni, qualcosa del genere, quindi si ammortizza molto facilmente il costo di questa cipria. Poi, altra cosa che sbuca è una pasta di un dentifricio, una pasta per denti, stavo dicendo. In inglese, della Original Formula, Opalescence si chiama. Allora, questo era tipo un campione prova che papà ha preso a una fiera dentistica, dentaria, non so come si dica. Dei dentifrici che ho mai provato, che promettono di sbiancarvi i denti, quella è l'ultima generazione, tipo gli ottici, non li ho mai provati, ma quelli che vi promettono uno sbiancamento dei denti solo con l'utilizzo, questo è quello più efficace. A me questa confezione così grande, lavandomi i denti minimo 2 volte, massimo anche 4 volte, mi dura un paio di mesi, comunque una bella confezione grande, e l'effetto sbiancante sui denti lo si vede già dopo 3 settimane dall'uso, quindi credo che sia un buonissimo prodotto. Non so quanto costi. E non so se si trova in Italia perché è un prodotto
non so, americano se non sbaglio, qualcosa del genere. Vediamo se... non lo so, aspettate un attimo che cerco. No, forse... no, è, sì, è importato dagli USA. Però se lo si trova su internet, se vi serve una cosa del genere, acquistatelo perché è veramente efficace. Allora, altro prodotto che ho finito è della Venus, l'acqua micellare detergente viso, occhi e labbra, deterge, strucca e tonifica con acqua micellare virginiana decongestionante per tutti i tipi di pelle. Anche di questo c'è la recensione e sinceramente come struccante non mi è piaciuto tantissimissimo. Poi, peschiamo ancora random, dell'Omnia Botanica, era un balsamo senza risciacquo, si chiama Balsamo Spray No Stress No Risciacquo, camomilla, miele e mandorla. Aveva un profumo paradisiaco, sì, con ingredienti 100% di origine naturale. L'inizio è stato un po' traumatico, dopo mi sono trovata meglio. Anche di questo, insieme al suo shampoo, c'è la recensione e ve la linko. Poi, bocciglione di doccia schiuma della, oddio, dove sta? Rudy Profumi, della linea Il Benessere. Era un bagno shower doccia, cioè shower gel, shower doccia con oddio, profumo di rosa. Lo trovai ormai più di un anno fa da OBS. Era in prova lancio a 99 centesimi, 500 ml di prodotto. L'ho usato solo io perché in casa non adorano le donne di casa, quindi mia mamma che sta sempre a casa e mia sorella quando viene da Roma, non piace il profumo alla rosa, lo trovano troppo stucchevole, io lo adoro. Mio padre non è un profumo femminile, non è un profumo maschile, quindi non l'ho utilizzato, quindi l'ho utilizzato solo io, mi sono trovata bene, è il profumo di rosa è molto sintetico, non è naturalissimo, però dura tantissimo. Il colore era, si vede forse leggermente, era un rosa tenue tenue tenue, era bello, lasciava questa schiuma leggera ma non eccessiva, e lasciava sulla pelle comunque questo profumo di rosa. Era idratante ma non troppo, quindi comunque dopo necessitava una crema idratante, ma se uno andava di fretta non c'era problema, non ti ritrovavi poi la pelle a squame. E mi è piaciuta tantissimo, è durata un'eternità, anche considerando, però considerando anche il fatto che io non sempre faccio la doccia a casa, e questo coso gigantesco sicuramente non me lo porto in palestra, quindi questo l'ho usato solo a casa. Io durante la settimana, comunque facendo 3 allenamenti più partita, praticamente 4 docce io le faccio fuori casa, le altre anche se lo... cioè, ne faccio altre a casa, non è che non mi lavo, però ovviamente non sono tutti, diciamo, tutte e 7 docce della settimana a essere fatte a casa. A casa me ne farò altre 4, comunque un coso così ve dura una vita. Poi della Chiotis, l'integratore che prendo tutti gli autunni per unghie e per capelli, lo adoro e c'è già una recensione. È un, secondo me, uno degli... non ho mai provato integratori alimentari per unghie e capelli, ma questo prodotto mi lascia i capelli, mi aiuta a rinforzare i capelli dopo l'estate, mi rinforza le unghie dopo l'estate perché io le massacro in estate le unghie. E poi sono 60 capsule, quindi la cura è dilatata nel tempo e quindi ogni capsula non è stracolma di principio attivo, credo che si dica così. Poi le ultime cosine della Cotonette, salviette struccanti, no alcol, dermatologicamente testate, delicate sulla pelle con aloe vera e vitamina E. Allora, la salvietta era molto grande, le prime ovviamente se ne sono venute tipo un paio, cioè ogni volta che ne tiravo se ne usciva un'altra che dovevo poi reinserire, sono abbastanza pregne di
di detergente, quindi di prodotto, non sono di quelle secche. Ho avuto un attimo di difficoltà quando avevo l'eyeliner nero molto attaccato all'attaccato, non si può sentire, molto basso e vicino alle ciglia. Quello ho avuto un attimo di difficoltà a struccarlo, ma tutto il resto, trucchi, mi hanno dato un pugno in faccia, rossetti quasi indelebili, tutta la base è sempre andata via molto facilmente. E poi, essendo grande, non hai bisogno di due, quindi una confezione da 20 non ti dura per 10 struccaggi, ma te ne dura per 20. Quindi. Poi, ancora struccanti della Fria, questo sono un prodotto nuovo che già ho recensito, quindi vi lascio la nuvoletta, pure queste mi sono piaciute tanto. Questo dovevano avere un complesso anti borse e anti occhiali, che sinceramente non ho visto. Il profumo è delizioso. Di questo c'è già la recensione. Ultimo prodotto Yves Rocher sono le goccine asciugasmalto. Anche queste mi sono ninni, più che altro per il tipo di applicatore. Non è il solito contagocce, ma è un pennellino che non, c'è anche scritto qua il disegnino, non devi strisciare sul lungo, ma far riuscire a far scendere delle gocce. Credo che il packaging sia dei più terrificanti mai visti in vita mia. Ora credo che pulirò la confezione e all'interno inserirò olio d'oliva e magari del limone, così per sbiancare un pochettino l'unghia e fare un lavoro di nutrizione sia delle cuticole che dell'unghia stessa. La confezione è piccolina, il pennellino è sfruttabile anche per questo, cioè più per questo uso che per quello che è nato, sinceramente, e quindi riutilizzerò la confezione, non la vado a buttare. Ok, video finito, non so quanto sono perché ho dovuto fare diverse pause, spero di riuscire a stagliuzzare e farlo non troppo lungo. Forse questo fine settimana riesco a girare un video trucco è un parolone. Quando sono stata ammalata a inizio di gennaio ho visto alcune puntate di Xena, non mi ricordo manco su che canale, e comunque mi sono ricordata di la puntata in cui lei prendeva il posto di una principessa che praticamente era uguale a lei, poi c'era un altro clone, un'altra sosia, e ritrovando le immagini su internet mi è venuta voglia di fare un trucco molto simile a quello che le hanno sempre messo sul viso in tutte le stagioni, in tutte le puntate. Però poi, quindi mi è venuta voglia di farvi un trucco Xena. Che dirvi più? Nulla, vi mando un grosso bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!